Io credo che questa mostra sia stata molto importante perché abbia trattato dei temi e sta trattando dei temi che dovevano essere in qualche modo anche disvelati, cioè la condizione delle persone all'interno dell'Istituto Fossombroni, la cosiddetta Casa Pia di Arezzo, durante il periodo del Covid. La pandemia alla Casa di Riposo Fossombroni, nota a tutti gli aretini come Casa Pia, raccontata in una mostra fotografica. Si intitola infatti Dal buio alla luce, l'esposizione allestita alla Casa dell'Energia. La mostra si sviluppa attraverso 25 scatti in bianco e nero realizzati dal fotografo Massimo Barbagli, che permettono di rivivere emozioni, stati d'animo e momenti che hanno caratterizzato il recente periodo di emergenza sanitaria. L'esposizione resterà fruibile gratuitamente sino a venerdì 16 luglio. Dal buio alla luce è una mostra che attraversa, diciamo, dal momento di massima negatività in cui queste persone si sono ritrovate fino, diciamo, a delle foto e degli scatti che riassumono un po' di speranza, quella che poi oggi abbiamo noi di uscire finalmente da questa pandemia. Come ha detto anche, diciamo, ieri il vice sindaco, la vice sindaca e Deborah Testi, la presidente dell'Istituto Fossombroni, Casa dell'Energia con le sue muraglie si adatta in maniera perfetta per essere, diciamo, questo involucro che contiene, diciamo, delle tematiche così delicate in una cornice storica di grande pregio.